Ciao ragazzi, che dire, tinte gialle e blu, siamo andati a vincere ancora in casa con la Ternana, Parma Ternana 3-1. Allora, che dire, sono arrivato lunghissimo perché con queste feste, come immaginate, non è stato per niente facile, gli impegni sono tantissimi e anche i festeggiamenti sono tantissimi. Quindi, solo due parole volevo dire, siccome oggi, questo pomeriggio, c'è già un'altra partita, c'è Brescia-Parma, volevo dire due parole su Parma-Ternana. Allora, Parma-Ternana, gioia immensa perché abbiamo beccato il gol dopo 8 minuti con gol di Raimondo, facendo vedere la solita difesa che, come sapete, è il tallone d'Achille di questa squadra. Ma dopo solo 1 minuto siamo andati a pareggiare con il gol di Dennis Mann, con un triangolo fantasmagorico con Bernabé e scambio bellissimo, triangolo di tacco, Bernabé la restituisce a Mann e Mann se la gira sul piede sinistro e fa gol 1-1 dopo praticamente 50 secondi dal gol della Ternana. Gol della Ternana che vi devo dire, io vedendo come giocava il Parma, non mi sono per niente spaventato quando ho visto l'1-0 della Ternana, perché ho detto: vabbè, questo è un caso, è la solita difesa che diciamo, purtroppo c'è anche Osorio in campo. Purtroppo è sempre quella che è, e quindi sappiamo che può beccare anche 3 gol a partita a volte. Ma si vedeva un gioco spettacolare, si vedeva che il Parma ce n'aveva voglia, si vedeva che non poteva finire così. Risultato 1-1 con un gol splendido. Dopodiché dobbiamo aspettare praticamente al 32esimo per vedere uno spettacolo di Dennis Mann che parte dalla sua metà campo, ne ride due come dei birilli. E dopodiché, davanti al portiere fa un tocco sotto splendido, però va fuori di poco. Sarebbe stato un gol che tirava giù lo stadio. E vabbè, c'è andato vicinissimo. Mi piace per Dennis, però veramente un'azione favolosa. Dopodiché ci becchiamo nel secondo tempo, in avvio di ripresa. Si sapeva che il Parma, secondo me, da come giocava, voleva portarla a casa. E al 51esimo rientra dai nostri ranghi Cyprien a giocare questa partita e fa un'accelerazione da fuori area, supera il suo diretto avversario e lascia partire un missile rasoterra che si insacca. E quindi gol da fuori area di Cyprien, che incredibilmente torna al calcio giocato col Parma e torna anche al gol. Un gol che ci regala il 2-1 e quindi gioia meritata dopo 51 minuti comunque di assedio del Parma. Dopodiché, ancora cosa vediamo? Il 54esimo Dennis Mann che è inesauribile, non si riesce a fermarlo. Sulla fascia destra fa quel cazzo che ce n'aveva voglia, che ce n'ha voglia. E la mette in mezzo all'indietro per il sopraggiungente Bernabé, che insacca il 3-1 definitivo, con cui il Parma chiude la partita e poi si mette a dare un po' di spettacolo, ma senza insistere più di tanto, si riposa in vista della imminente partita di oggi col Brescia e resta sul 3-1, gestendo la partita senza nessun problema assolutamente. Considerazioni finali. Considerazione finale che Cyprien, anche se ha giocato pochissimo, cioè ha giocato con la Fiorentina, ha giocato questa partita qua con la Ternana, posso dire già così che è migliore di Hernani, perlomeno Hernani in queste ultime partite. Quindi se tanto vi dà tanto bisogna insistere con chi gioca bene e quindi Cyprien meriterebbe una chance al posto di Hernani da titolare. E Hernani entra dopo, come infatti è successo. Altra cosa da dire. Allora, oggi, cioè oggi, scusate, durante la partita Parma-Ternana, il Parma ha festeggiato i suoi 110 anni dalla nascita.
In più c'erano 19 gradi, una temperatura veramente anomala per essere dicembre, ma nonostante questo si è giocato benissimo. Ma la cosa più importante da dire è che abbiamo due giocatori in Serie B che con la Serie B non hanno un cazzo a che fare, e cioè Bernabé e Dennis Mann. Questi due giocatori al momento sono imprescindibili, a mio avviso, nel senso che se vogliamo risparmiarli in qualche partita che giudichiamo, che giudichiamo magari non meritevole di attenzione, nel senso che ce la può fare da solo anche il Parma, anche senza Dennis Mann e Bernabé, facciamoli pure riposare, ma se no sono imprescindibili. Sono imprescindibili perché quei due giocatori qua sono di un altro pianeta. In Serie B, cioè durante la partita Parma-Ternana praticamente sembrava di avere in campo Neymar con Mbappé o Messi, cioè praticamente loro due facevano un calcio diverso da tutti gli altri. Dopodiché il Parma non poteva che vincere, perché se te c'hai in campo Bernabé, Mbappé e Neymar della Serie B, praticamente è obbligatorio andarla a portare a casa la partita, e così è stato. Ma ripeto, sull'1-0 Ternana ero veramente tranquillo, la cosa chiaramente non potevo farvela vedere perché non ero in diretta con la Mago Cronaca, che non riesco a fare, purtroppo con gli orari che ci sono non ci riesco, ma quando ho la possibilità le faccio volentieri. Comunque, questo per dirvi, Parma Ternana, partita meravigliosa, partita che ho goduto come un riccio, come dico io, e partita in cui Bernabé e Dennis Mann, caro il mio Kraus, quando andremo in Serie A, e credo che proprio siamo avviati verso quel binario che ci conduce alla Serie A, diciamo che quando ci andremo, se te mi vendi Dennis Mann o Bernabé, allora veramente non hai capito un cazzo, perché se il progetto è il progetto dei giovani e farli crescere e maturare, non è dopo venderli quando sono diventati dei campioni, a meno che mi vendi uno dei due, non tutti e due perché mi sembra proprio esagerato, me lo vendi a una cifra esorbitante e con quella cifra mi fai lo squadrone della Serie A da zona alta, allora ci può anche stare, diversamente ce li dobbiamo tenere e tenere molto stretti. Allora, detto questo, io adesso vi saluto perché vado a mangiare gli anolini e dopo ci godiamo Brescia-Parma, che come vi dicevo l'altra volta è per me da 1x2, nel senso che, attenzione, vi voglio solo dire che il Parma adesso con 4 punti di vantaggio sulla seconda e con la prestazione offerta con la Ternana, vi dico che oggi rischia Brescia. Ve lo dico non perché voglio fare il menagramo, ma perché statisticamente il Parma ci fa queste sorprese, nel senso che quando ci aspettiamo che sicuramente andrà a fare una bella prestazione, è quella volta che ce la mette in quel posto. E in più, sotto Natale, sotto le feste, il Parma ha una brutta tradizione e quindi tende, diciamo, a lasciarci con le feste il passaggio al nuovo anno con l'amaro sempre in bocca. Spero che oggi ci smentisca tutti e mi smentisca soprattutto a me, perché questo vorrebbe dire veramente che è cambiato molto e che siamo veramente avviati verso la Serie A. Oggi per me è un grande banco di prova, non per la forza del Brescia, ma per la tradizione che ci porta di solito queste partite a perderle. Quindi o pareggio, e già non sarebbe malissimo, o una splendida vittoria che veramente, secondo me, metterebbe quasi la parola fine. Perché veramente, se vinciamo oggi a Brescia, allora veramente vuol dire che questa squadra ha capito veramente tutto. Ragazzi, io vi saluto, vado a mangiare gli anolini e forza Parma, e forza Parma oggi per questa partita Brescia-Parma, che secondo me comunque non è facile. Speriamo di essere smentiti e ci rivediamo al post partita di Brescia-Parma. Ciao, forza Parma, e la magia sia con voi. Ciao, auguri a tutti.